Divina Commedia, Inferno, canto quinto, seconda alla terza F. E così passai al secondo girone e li vidi imponente Minosse, irreale come un'allucinazione, che con la coda le anime mosse, mandandole nell'amaro inferno. Le sue pupille erano rosse. La voragine di buio eterno, enorme come un campo arato, gelido come un lungo inverno. Andai verso un posto non illuminato, con urla di anime che soffrivano, in un posto veramente affollato. Davanti a quel vento non si fermavano, gli spiriti menavano con forte vigore, i forti venti li maltrattavano. Trasportate dal vento con fragore, per colpa di una strana forza bruta, uomini importanti e di grande onore. Quella regina è molto conosciuta, alla lussuria fu favorevole. Virgilio indicò con voce acuta, anime con passato ammirevole. Dopo una lista grande come pianeti, ne chiamai due in modo amichevole. Queste volano dai poeti, racconterò della pena abissale, disse una degli animi inconsueti. È lì nella mia città natale che nacque il nostro amore proibito, non ci separò anche se fu fatale. Lui stette in silenzio allibito, fino alla domanda del poeta. Dante, cosa ti ha tanto colpito? Non è per nulla una storia lieta, di questa fine mi dispiace molto. La mia mente era inquieta. La loro storia mi lasciò sconvolto, quindi gli chiesi gentilmente di dirmi la fine che ora ascolto. Mentre parlava, lei piangeva così tanto che pareva una fontana. In quella stanza l'amore li colpì, leggendo di una storia lontana. Vennero uccisi con un pugnale in una maniera poco umana.